Cosa succede, anzi, cosa succederà al canale SLDJ oggi? Beh, intanto ti direi di iscriverti e di cliccare sulla campanellina. Siamo arrivati a un punto cruciale della stagione. Sta per finire quello che ho definito il periodo peggiore dell'anno per i DJ, ovvero i mesi di aprile e maggio. Quando finiscono le stagioni invernali, non iniziano ancora le serate estive, il calendario si riempie, ma ancora devi aspettare qualche settimana perché veramente si entri nel vivo. E allora diciamo che è un periodo di attesa, di transizione, che almeno a me personalmente dà sempre abbastanza fastidio. E comunque quando si conclude, non vedo l'ora di dare il meglio. È comunque un periodo anche di riflessioni, quando c'è un attimino più di tempo fai conti di analisi, di calcoli, eccetera. E allora faccio un po' il punto di quello che è il canale, magari non è un argomento così interessante dal punto di vista strettamente tecnico, però ci possono essere delle riflessioni utili. Intanto un bel grazie perché comunque mi arrivano tanti bei commenti, tanti bei feedback positivi, mi fanno molto piacere e mi fa piacere anche dirvi pubblicamente grazie, insomma, cerco sempre di rispondere a tutti, ma in questo caso un bel ringraziamento, un bel saluto, mi fa piacere farlo. Ci sono tanti apprezzamenti che mi porto volentieri con me, sia dei commenti tecnici, comunque, diciamo, il canale è ritenuto interessante, porta valore e porta anche un certo, come dire, apprezzamento nel settore, diciamo, a professionisti come te oppure persone che ragionano come te ce ne vorrebbero sempre di più, e questo comunque è veramente bello. E poi anche un commento che trovo spesso è: cavolo, però dovreste avere qualche iscritto di più, perché così poche visualizzazioni, eccetera. Beh, il canale è in crescita, comunque i numeri sono ancora limitati, però il canale è in crescita continua e costante, e quindi allora apprezzo a maggior ragione il sostegno di tutti che comunque continuano a guardare i video tutti i giorni o comunque tutte le settimane. È arrivato il momento di dare un salto di qualità ancora, di migliorare, di alzare l'asticella, non soltanto per aumentare i numeri, ma proprio per raggiungere una maggiore qualità ancora dei contenuti. Beh, tanto la qualità audio-video, perché comunque ok, sì, va bene, si sente o magari c'è un'immagine più o meno fissa con qualche elemento, bene, però è arrivato il momento di, diciamo, si è raggiunto un limite e allora cerchiamo di fare un passettino in più, quindi ci sarà un upgrade dal punto di vista tecnico, quindi proprio di attrezzatura. Poi ci saranno delle nuove idee, nuove rubriche, anche nuove location. Ci sono almeno altre due situazioni dove mi metterò a fare video cercando di differenziare un po' i contenuti. E poi cercherò di allargare lo spettro, non soltanto gli argomenti specifici per i DJ che saranno comunque portati avanti. Le rubriche, quelle che ci sono, verranno comunque portate avanti, però ci saranno degli altri spazi dove magari allargare il campo, sempre parlando di musica, non di cose a lato. Però, siccome mi piace un approccio, definiamolo, olistico alla figura del DJ e anche comunque alla musica, cercheremo di approfondire altri aspetti, altri personaggi e nuovi format. Quindi è arrivato il momento anche di chiedere a te opinioni, commenti, anche argomenti che magari ho detto sì, ne parlerò in un video e poi non l'ho fatto, oppure chiarimenti, domande. Cerchiamo di usare questo spazio per confrontarsi e per chiederti o chiederci cosa vorresti da questo canale, cosa vorresti da me, di cosa parlare e magari anche qualche consiglio. Comunque tanti che mi scrivono sia su Instagram che su Facebook o per email, ho sempre risposto un po' a tutti, magari si instaurano delle collaborazioni o delle relazioni interessanti, quindi se hai qualche cosa da chiedere è arrivato il momento. E nel frattempo continua a seguirmi su Essere DJ Oggi. Presto con tutte le novità.